Da Piazza San Sepolcro a Milano, questa piazza dove nel 1919 Mussolini fonda i fasci di combattimento, comincia la serata speciale di Atlantide, nella quale racconteremo il fascismo segreto dei primi 3 anni che precedono la marcia su Roma, insieme ad Antonio Scurati, che ha scritto M, il figlio del secolo, e con un bellissimo film di Florestano Mancini, Il delitto Matteotti, che segna per il fascismo la perdita dell'innocenza e l'inizio dell'epoca più tragica che porterà verso la Seconda Guerra Mondiale e il disastro dell'Italia. Antonio Scurati, siamo in Piazza San Sepolcro a Milano, la piazza dove comincia tutto, cioè l'origine del fascismo poi, no? Comincia qui. Qui, il 23 marzo del 1919, esattamente in questo edificio, dove adesso ha sede una caserma della polizia, una questura. All'epoca c'era l'Associazione degli Interessi Commerciali e Industriali e Benito Mussolini, direttore del Popolo d'Italia, noleggia una sala per la prima riunione di fondazione dei fasci di combattimento. Sala che non era troppo affollata perché erano poche persone. Meno di 100. Ecco. Meno di 100. Anzi, avevano in un primo momento riservato il teatro dal Verme, capace di 1000 posti. Poi hanno capito che... Insomma, l'afflusso sarebbe stato scarso, per evitare la vergogna della sala vuota, ripiegarono qui dentro e in seguito, negli anni del regime, poi molti si accreditarono come sansepolcristi, si dicevano, sì, i fascisti della prima ora, perché Piazza San Sepolcro. Ma in verità furono meno di 100. Il Corriere della Sera fece un piccolo trafiletto di 10 righe per dar notizia dell'evento. A fianco, io lo metto nel libro, c'era un trafiletto, anch'esso di 10 righe, che annunciava un furto di sapone. Chi c'era accanto a lui, diciamo, tra le figure più importanti? Di personalità eminenti ce n'erano poche. C'era sicuramente Filippo Tommaso Marinetti, il fondatore del Futurismo. Ci fu per esempio Arturo Toscanini, che poi però cambiò, che poi diventò una bandiera dell'antifascismo, prese coscienza di quello che era il fascismo. Assolutamente sì, fu pieno candidato Toscanini alle prime elezioni dell'Italia del dopoguerra nel novembre del 1919, è la prima prova elettorale a cui si presentano i fasci di combattimento. Disastro. Un fiasco totale, ottengono soltanto 4.100 voti. Mentre i socialisti quanti ne prendono? 1.860.000. Cosa accade nell'arco di 3 anni, tra il 19 e il 22, che fa sì che questi, diciamo, meno di 100 fascisti arrivino a prendere il potere nel paese? Io direi una parola su tutte: la paura. La paura. Cioè lui cavalca la paura. Lui cavalca e fomenta la paura, lui capisce la paura. Da un lato c'erano i socialisti, la grande idea dell'Ottocento, la promessa di un mondo nuovo, la rivoluzione, sì, la rivoluzione, che gli abitanti di questi palazzi borghesi, vedi che decoro qui, temevano come la fine del proprio mondo. I fascisti cosa fanno? Riescono a focalizzare la paura in odio. Ti dicono a questi borghesi grandi e piccoli che erano spaventati, terrorizzati, che avevano vissuto di paura, mangiavano paura, dormivano paura, non temere. L'argine siamo noi. Sì, l'argine siamo noi, ma prima di questo gli dicevano: guarda, il nemico è da una sola parte, sta davanti a te, non è dietro di te, non è sopra di te, è il socialista e io sto al tuo fianco. Ed è così che in 3 anni... Lui socialista e poi ex socialista. Lui socialista, ex socialista, lui Mangiapreti, poi autore della conciliazione con la Chiesa, lui D'Annunziano e poi traditore di D'Annunzio, lui traditore di tutti e innanzitutto di se stesso, lui sbandato che guida un paese allo sbando,
arriva da qui in meno di 100 a salire le scale del Quirinale. Il figlio del fabbro e il re vigliaccamente lo incarica di formare il governo. Poi, insomma, tanto per far capire come le cose marciano, nel 1930 fa costruire accanto a questo palazzo, che per lui è un simbolo, certo, ovviamente, una torre in tipico stile fascista che non c'entra nulla con l'architettura di questo palazzo, che è una specie di parallelepipedo, però col balcone. Col balcone, da cui lui si affacciò. Dopo la visita alla sede della federazione, compare all'Arengo e parla ancora alla folla che si accalca in piazza San Sepolcro. Sono ancora parole di fiero incitamento quelle che il duce pronuncia. La violenza che questa torre opera sull'architettura del palazzo preesistente, questo elegante e raffinato palazzo settecentesco, è simile alla violenza che l'avvento del fascismo operò irrompendo nella storia italiana. E però non dobbiamo pensarla come una violenza che gli italiani si limitarono a subire. No, no, gli italiani, non tutti ovviamente, ma molti italiani furono complici e artefici di quella violenza. I piccoli borghesi e i grandi borghesi di cui ti parlavo prima, che avevano paura che la loro vita finisse, che si sentivano defraudati, declassati, traditi, delusi dalla classe politica romana e che il nemico potesse arrivare da ogni lato, quando i fascisti gli dissero non aver paura, il nemico è solo lì, sono i socialisti, sono italiani ma sono anti-italiani e quindi sono uccidibili e io sto al tuo fianco, li seguirono a milioni. Antonio, qua siamo nel centro di Milano, no, non proprio. Semicentro. Via Castel Morrone 19, prima abitazione di Benito Mussolini, che nessuno ha mai visto, questo è il cortile del palazzo. No, credo di no, perché questa, le abitazioni successive sono più note, ma questa casa, io ho trovato scarsissimi riferimenti nella bibliografia storica che ho consultato, è la casa che lui abitò appena arrivato a Milano dalle Romagne. Con Rachele. E con Edda. Con Edda che era già nata. Che la però prima era figlia illegittima, non perché non fosse sua figlia, ma perché da socialista lui non poteva riconoscerla, diciamo, no? No, perché loro professavano il libero amore, erano contrari all'istituzione del matrimonio e riconoscendo la figlia avrebbe riconosciuto implicitamente lo Stato che loro contestavano e volevano abbattere. E questa è un caseggiato popolare, lo era allora e ne ha l'aspetto ancora adesso. Sì, certo. E lui venne qui a vivere all'ultimo piano, sotto la soffitta, quando fu chiamato a Milano da questo piccolo centro della Romagna dove era nato, lui era il rappresentante della federazione provinciale di Forlì del socialismo, del Partito Socialista Italiano, perché lui nasce come socialista, a dirigere l'Avanti. E il primo provvedimento che prende in quanto direttore dell'Avanti, si autodimezza lo stipendio. Gesto che poi ricorre, diciamo, nella storia di tutti i populismi successivi, perché Benito Mussolini è l'archetipo di ogni successivo leader populista. Lui, quando viveva qui, era ancora il leader più amato dell'ala più radicale e rivoluzionaria del Partito Socialista. Direttore dell'Avanti, di cui quadruplica le vendite nel giro di 2 anni, perché opera questa rivoluzione nel linguaggio giornalistico. Ogni frase, soggetto, verbo, predicato. Punto esclamativo, tutte procedute dall'io, ogni frase uno slogan, ogni frase una promessa, ogni frase una minaccia, ogni frase un tweet, si potrebbe dire, senza nessuna preoccupazione di aderenza alla realtà. Ma nel giro di pochissimi anni diventa il demonio, diventa il traditore, diventa il rinnegato, perché cambia posizione nel giro di poche settimane. Molla l'Avanti. No, viene scacciato dall'Avanti, sì. Perché cambia posizione riguardo alla guerra. E fonda Il Popolo d'Italia.
la sua cacciata dal Partito Socialista avviene sulla questione dell'intervento in guerra. Sì. I socialisti sono neutralisti, sono contrari alla guerra del capitalismo, dell'imperialista, e lui a un certo punto invece prende posizione a favore dell'intervento. Un interventista. Quindi viene cacciato dalla direzione dell'Avanti, viene scacciato, espulso dal Partito Socialista con ignominia in una riunione tumultuosa in cui gli operai, di cui lui era l'idolo fino al giorno prima, si lottano tra loro per poterlo prendere a pugni. E in questa casa inscenano delle manifestazioni di protesta contro Mussolini che costringono Rachele a rifugiarsi in soffitta con la piccola Edda terrorizzata. Senti, queste donne, ne vogliamo ricordare almeno tre importanti con cui lui ha delle relazioni che poi lo fanno crescere anche, no? Ce n'è una sola, un'unica relazione che lo fa crescere. Mussolini, in quanto maschio fascista e maschio di quell'epoca storica, sì, era profondamente maschilista e misogino e concepiva il rapporto con la donna come un rapporto predatorio, con una sessualità di tipo animalesco, che per noi è difficile addirittura comprendere, grazie a Dio. Per loro la manifestazione di massima virilità era prendere la donna con pieno godimento del maschio nel minor tempo possibile, senza nessuna considerazione dell'eventuale godimento e sentimento della donna. Ai nostri occhi questo tipo di mentalità predatoria appare quasi come una forma di impotenza. Mussolini scrive e dice di sé, sono sue parole testuali, nessuna donna potrà mai dirsi soddisfatta dall'intimità con il sottoscritto, perché io pochi secondi dopo averla goduta vengo irresistibilmente attratto dall'immagine del mio cappello. Cioè, dal desiderio di mettersi il cappello e uscire. E lui se ne faceva vanto, perché per loro la virilità era quello. E ti dicevo, l'unica donna che conta e conta molto, sì, è Margherita Sarfatti, che era una donna coltissima, raffinatissima, importantissimo critico d'arte, collezionista, ricca, dell'alta borghesia, mentre lui era povero, figlio del popolo, ignorante, rozzo, incapace di stare in società. Lei lo chiamava il mio tenerissimo selvaggio nel loro carteggio amoroso. E lei è il suo mentore culturale. Lei gli passa i libri da leggere, lei gli dà un'istruzione superiore, lei lo dirozza, lei lo introduce in società, lei gli riscrive i discorsi e svolge questo ruolo per diversi anni, almeno fino agli anni 30. E Rachele subisce. Rachele, come è tipico delle donne di quell'epoca, considera le infedeltà coniugali del marito quasi una cosa normale. L'unica che non tollera è la Sarfatti. La Sarfatti è una donna fondamentale nella vita del marito. Certo, è strano che insomma, questa, la memoria di questi primi anni, anche nei luoghi, no, in cui la mappa, diciamo, della nascita del potere di Mussolini venga fatta sparire, non se ne parli. C'è una rimozione, ci sono due rimozioni. C'è una prima rimozione che viene operata dal Mussolini fascista e capo di Stato, e cerca di rimuovere il proprio passato socialista, cerca di rimuovere il fatto che lui, quando viveva in questo caseggiato popolare, era l'idolo dei socialisti. E poi c'è una seconda rimozione più profonda che giunge fino a noi, che ha a che fare con la coscienza nazionale, che non ha mai fatto i conti fino in fondo con il fascismo. E per questo le persone che abitano in questa strada, via Castelmorone a Milano, non ne sanno nulla. Non sanno. Molte delle persone che abitano in questo caseggiato non sanno che lì su, sotto quel sottotetto, visse il giovane Benito Mussolini. E passarono non, pagine di storia. E non è l'unico storia. Posto sconosciuto. No. Per esempio, adesso noi andremo in centro a Milano invece, in via Cerva, che oggi è una strada elegante di, sì, boutique, dove però sopravvive anche proprio negli arredi intatto un unico esercizio commerciale, una bottiglieria, che fu il luogo di genesi dello squadrismo. Andiamo. Thank you.
famosa bottiglieria dove si riuniscono gli arditi, no? Cioè i primi che stanno intorno a Mussolini, con lui vengono qui la sera. Sì, esattamente qui. Loro lo chiamavano il covo numero uno. Ed era la sede dell'Associazione Nazionale Arditi, che lo zio di uno di questi ragazzi violenti e scapestrati aveva concesso, così in amicizia, al nipote nel retro di una bottiglieria. Quindi di là si riunivano, là dietro. Io ho trovato queste indicazioni in testi dell'epoca e sono risalito perché c'è ancora la bottiglieria ed è una delle pochissime cose che è rimasta identica a loro. Chi sono gli arditi? 3-4 nomi possiamo dirli, sì? Sì. Innanzitutto Ferruccio Vecchi, capitano degli arditi, per loro figura leggendaria, presidente dell'Associazione Nazionale Arditi, capace di accensioni retoriche e passionali che lo rendevano estremamente pericoloso, era temuto anche dagli altri, che poi, attorniato da leggende di guerra, che poi fra l'altro diventerà scultore. Non diresti mai che quello lì era stato un uomo violento, uno dei facinorosi, dei principali artefici della prima violenza fascista. Eppure lo fu. E poi Albino Volpi, sì, la leggenda nera. Un uomo di violenza efferata. Che sarà uno poi degli assassini di Matteotti. Che molto probabilmente, non c'è certezza, è l'uomo che conficcherà il pugnale nel costato del fianco di Giacomo Matteotti. Ed era stato un caimano del Piave. Questo corpo speciale, dentro il corpo speciale degli arditi, che quando l'esercito italiano arretra sulla linea del Piave, per l'ultima resistenza e poi la riscossa, attraversavano di notte nudi, ricoprendosi di fango per mimetizzarsi, a nuoto il fiume e raggiungevano la sponda nemica e tagliavano la gola alle sentinelle per terrorizzarli. Sono figure leggendarie. Certo. E pare che Albino Volpi fosse stato uno di questi, ma al tempo stesso era un criminale comune, perché aveva molti reati di delinquenza comune prima di andare in guerra e di diventare un eroe, diciamo così, perché molti di questi arditi, truppe d'assalto, erano dei delinquenti a cui ci voleva un certo pelo sullo stomaco, certo, per andare a fare queste, certo, a cui sortite. Veniva lasciata la scelta: vai in galera o vai al fronte negli arditi, e molti sceglievano, certo, di andare al fronte. E la cosa straordinaria è che, finita la guerra, quando dalla propaganda nazionalista venivano celebrati come eroi, il coltello tra i denti, ancora oggi quando noi usiamo l'espressione il coltello tra i denti, inconsapevolmente richiamiamo gli arditi. Perché nell'iconografia della propaganda loro si mostravano di andare all'assalto col coltello tra i denti. Finita la guerra, questi eroi tornano a essere dei delinquenti, perché erano utili al fronte, anche se meno di quanto la propaganda, diciamo, volesse. Ma erano poi recuperabili nella vita civile. E poi verranno utilizzati per le operazioni sporche, no? Mussolini è l'unico che subito, con l'intuito da animale politico spregiudicato che sempre dimostrò, nel marzo del 1919, in occasione delle celebrazioni delle Cinque Giornate di Milano, quando gli arditi ormai erano temuti da tutti e disprezzati perché violenti, incapaci di riadattarsi alla vita civile, lui sale sul carro degli arditi. Ha questa intuizione, sale sul carro con la bandiera nera, con il teschio incrociato come i pirati, li salda e li chiama a sé, dice: io sono il vostro difensore, scrive articoli sul Popolo d'Italia in cui denuncia la vergogna del fatto che gli arditi siano stati adesso dimenticati, e loro lo seguono, diventano la sua milizia personale, la sua segreta, milizia personale. E brindano a lui in un locale come questo, dove si accampavano praticamente bevendo, dove bivaccavano tutto il giorno, e brindano a lui come loro leader. Prima uscita pubblica dei fascisti è nell'aprile del 1919. Loro, la fondazione è nel marzo, quindi un mese, sì, prima. E i fascisti si radunano insieme ai futuristi e agli arditi, da cui partono, in Piazza del Duomo.
salotto buono di Milano, e poi vanno ad affrontare il corteo molto più numeroso, loro saranno poche centinaia, dei socialisti che salgono da via Orefici per protestare contro dei morti che sono stati creati dalla polizia. Ai piedi del monumento di Vittorio Emanuele III, in piedi sul basamento, monumento che tutti possono visitare ancora oggi, in piedi ad arringare i borghesi che bevono l'aperitivo al Campanino perché entrino nella rotta. Guardando, e stanno guardando, come se fosse uno spettacolo. Uno spettacolo. C'è Filippo Tommaso Marinetti, il fondatore del futurismo. Uno dei grandi geni culturali artistici del Novecento, e lui per primo è in piedi sul monumento ad arringare, poi scende. Borghesi, arringa i borghesi perché. Gli dice: tutti in strada, tutti gli uomini in strada, entrate nella lotta. Erano poche centinaia. Eppure non ci fu partita, perché di là c'erano operai, padri di famiglia, brava gente, che avevano le donne nel corteo. Questi invece erano armati e pronti a tutto. Questi erano professionisti della violenza. Questi andavano con le rivoltelle spianate. Quindi vedi, la violenza del fascismo gli è connaturata, non è un accessorio, non è un accidente, è proprio la sua essenza politica, fin dall'origine. Però cosa succede? E questo, perdonami, è disgustoso. E la classe dirigente liberale di questi distinti signori che abitavano nei palazzi bene qua attorno, compreso i grandi intellettuali liberali come Benedetto Croce, come Albertini, direttore del Corriere della Sera, per anni di fronte a queste manifestazioni di violenza e di brutalità, pensano di fare ciò che la classe politica anche di questi anni ha fatto, diciamo, con i nuovi movimenti populisti. Ma sì, lasciateli entrare, lasciamoli entrare nel gioco parlamentare, poi li reggimentiamo, li domiamo, li placchiamo, no? Li assorbiamo. Invece gli sfugge di mano tutto e vengono travolti loro per primi. Ma il calcolo cinico e spregiudicato della vecchia classe dirigente parlamentare era questo: serviamocene come testa d'ariete, come braccio armato. Poi li contamineremo, invece certo, no. Certo, per contrastare l'avanzata dei socialisti che sembrava irresistibile, sì. E poi li corromperemo al nostro gioco. Oscurati, che Italia è quella del 1919, quando Mussolini comincia a muovere i primi passi verso la conquista del potere? È un'Italia che esce da 3 anni di guerra mondiale, è uno scenario sconvolto da sussulti apocalittici, in cui 6 milioni di ritornanti, espressione di Pietro Nenni, che fu fra l'altro fondatore del primo fascio di combattimento di Bologna, una cosa dimenticata, 6 milioni di ritornanti premono ai confini territoriali, gente a cui è stato promesso la terra, il lavoro, promesse che non verranno mantenute. È un'Italia in cui decine di migliaia di professionisti della violenza, gli arditi che avevano sede in questo luogo, non hanno nessuna intenzione di riadattarsi alla vita civile. Come disse qualcuno, sono 10.000 mine vaganti e Mussolini le chiamerà a sé. Quindi è davvero un'Italia sbandata? È un'Italia totalmente allo sbando e sarà conquistata dallo sbandato per eccellenza, da Benito Mussolini, che di sé diceva: io sono uno sbandato, sono un uomo che cerca la strada, che non aveva idee, non aveva obiettivi, non aveva ideologie, aveva solo il fiuto dell'animale che sente l'aria. Ce l'aveva con una capacità nettamente superiore a quella degli altri in un momento come quello. A chiunque altro. Lui diceva di sé con orgoglio: io sono l'uomo del dopo, cioè sono un leader che comanda le folle non precedendole ma seguendole. Lui diceva: se tu saprai fiutare in questo crepuscolo della guerra gli umori più profondi della pancia delle folle, saprai far lievitare gli odi di fazione, avrai lo scettro del comando. Fa abbastanza impressione, perché uno pensa, no, a fare dei paragoni con l'oggi, con gli Stati Uniti, con le elezioni, con certi
no? Certe parole d'ordine che sembrano funzionare non solo là ma anche in Europa. Ma guarda, io ritengo fuorviante il paragone che viene fatto tra i leader di oggi e i leader di allora, tra chi cerca nei leader politici di oggi dei nuovi Mussolini. Ma è fuorviante perché il paragone regge, ma su un altro piano. Noi non dobbiamo guardare sulla scena, sull'istrione della politica che si agita sulla scena, dobbiamo guardare in platea. E se guardiamo in platea, allora gli umori e i sentimenti sono gli stessi. Il fascismo fu sostenuto all'inizio, prima che le classi dirigenti si accodassero, dalla piccola borghesia, che finita la guerra si sentiva declassata, si sentiva degradata, impoverita, tradita dai parlamentari di Roma, delusa dalle promesse del ceto politico. E quindi senza un futuro. Minacciata da un invasore alle porte, che all'epoca non erano gli immigrati ma erano i socialisti italianissimi, ma che venivano dipinti come stranieri perché si rifacevano alla rivoluzione russa. E quel piccolo borghese imbestialito, lo definiva Trotsky, è lui che dopo i primi arditi ci toglie le pantofole, prende il manganello e va in piazza.